Ciao a tutti amici di Skimbo e benvenuti in questa recensione di un videogioco per iPad. Si può definire uno dei primi veri videogiochi per iPad, infatti di solito noi siamo abituati a quelli in stile iPhone, tipo i classici minigiochi di logica come Uconnect, uno dei migliori per ora su iPad, oppure Labyrinth 2 che è una via di mezzo proprio tra un minigioco e un vero videogame. Per oggi vedremo un vero videogame. E si chiama, è un videogame in stile Tycoon, si può dire, si chiama Hotel Mogul e lo scopo è realizzare, diciamo, un business, realizzare tanti guadagni possibili, più guadagni possibili costruendo hotel. Quindi apriamolo, vedremo che la grafica anche proprio sembra quella tipica di un videogame per PC, infatti questo videogioco è disponibile anche per PC e prossimamente per Mac, realizzato dalla Alawar Games. Il caricamento direi che è supportabile perché non dura sempre tantissimo. Ecco qui la schermata iniziale di Hotel Mogul. Qua vabbè, trovate i premi ottenuti in seguito al raggiungimento degli obiettivi, le opzioni, vabbè, i crediti, tutte cose che non ci interessano molto. Quindi clicchiamo su Play. Qui vi chiederà se volete riprendere il gioco salvato, per ora diamo no. E ecco qui, questa qua è la schermata dei livelli. Lo scopo di questo gioco è superare tutti i livelli, che ovviamente diventeranno sempre più difficili, fino vedete, a raggiungere l'ultimo livello, il 35. E ovviamente adesso non si possono fare, ma possiamo fare quelli sbloccati, ovvero il primo che è il tutorial e il secondo livello che vabbè, abbiamo già sbloccato. E direi di partire dal tutorial. Play. Eccoci qui. Qui ci sarà la signorina, ovviamente soltanto nel livello 1, che ci spiegherà il gioco. Dunque, allora, vediamo già un po' la schermata. Allora, in alto a sinistra trovate il conto in banca, cioè il totale dei soldi che avete in banca. Poi trovate l'income, che vedete che si riempie, questa barra si riempie e quando si riempie voi guadagnate questo valore, cioè 2500 dollari, che questo valore aumenterà ovviamente se costruite nuovi alberghi. Come vedete qui ci sono due nostri alberghi, uno che è questo, che è un motel, e questo è un motel, realizza un guadagno di 1500 dollari, poi abbiamo un campeggio che realizza un guadagno di 1000 dollari. Poi ci sono questi altri hotel già costruiti che si possono acquistare, però per ora non abbiamo i soldi. E invece ci sono questi spazi in cui possiamo costruire. Quindi per costruire basta cliccare ovviamente sopra e poi cliccare su questo. Potete anche venderlo se volete realizzare un guadagno immediatamente. Potete anche venderlo, però per ora ci costruiamo un campeggio che è l'unica cosa che possiamo costruire per ora. Vedete che costruirà il nostro campeggio. Intanto direi di dire anche un'altra cosa, vabbè, qui trovate il numero di visitatori presenti nei vostri hotel. Ecco qui, altro campeggio, quindi il nostro income o income è aumentato di 1000 dollari e potete anche fare l'aggiornamento cliccando su questa freccia che vi consente di aumentare leggermente il guadagno e i visitatori di questo campeggio. Vabbè, possiamo anche farlo. Intanto vi dico i workers. La schermata workers è molto semplice perché da qui potrete acquistare dei Vabbè, adesso ho finito il livello, sto dicendo potete acquistare dei lavoratori, più lavoratori, in modo da poter costruire hotel più grandi, insomma, serviranno nei livelli successivi. Ecco qui, abbiamo completato il primo livello che era semplicissimo e quindi cliccando su continua andremo al prossimo livello. Eccolo qui. Ecco, questo qua è il primo vero livello, si può definire. Allora, innanzitutto
sarà necessario, vedete, sarà necessario per costruire nuovi hotel, acquistare anche nuovi materiali. E lo potete fare appunto dalla schermata materiali, quindi si clicca, non so, su 125 materiali e in questo modo avete 325 materiali. E ora possiamo costruire il nostro hotel. Comunque, insomma, direi che ormai non c'è più nient'altro da dire. È un gioco, diciamo, abbastanza divertente. Sarebbe bello forse renderlo un po' più completo. Ovvero, ad esempio, sarebbe carino poter navigare nella mappa un po' come SimCity. Però sono tutte cose che secondo me prima o poi arriveranno con gli aggiornamenti. E comunque questo qua direi che è già abbastanza carino per giocarci. Quando avete, non so, proprio non avete nulla da fare o mentre siete in viaggio, direi che è un gioco perfetto. E basta. Quindi non ho nient'altro da dire. Tra pochi giorni, se andate su skim.it, troverete anche un concorso per vincere 5 codici promozionali per questa applicazione. Ciao a tutti!